Stiamo andando. Ripresentiamo la guest star di questo Arreda Tips. Questa volta siamo in un'ambientazione classica, direi uno shabby chic molto elegante, di un alto po' country, livello, però un po' country, anche no? Un po' country. Ci piace queste parole. Allora, vediamo un classico dell'arredamento, che è il letto a baldacchino. Non può mancare nello stile shabby chic il nostro fantastico letto a baldacchino. E poi l'elemento scrittoio o mobile da toiletta, perché in realtà questo si può avere con o senza specchio. Senza specchio ovviamente diventa un praticissimo scrittoio per un angolo magari appunto dedicato al lavoro, anche in camera da letto, con un praticissimo cassetto e per il nostro mobile da toiletta. Mentre invece nella versione scrittoio ci possiamo mettere documenti, carte, tutto quello che ci serve magari per lavorare. Qua ci sono delle cromature a mo' di ottone rosato, e oppure del legno con finiture abbastanza naturali, tutto abbastanza materico, sui toni chiari. Quindi io direi venatura molto visibile del legno, assolutamente. Questi elementi così un po' rosati è proprio un'ambientazione romantica. Secondo me, esatto, ambientazione romantica, ma anche molto elegante, un po' sofisticata, molto femminile sicuramente. Il mio cuscinetto. Adesso qui tutte raggruppate, tutte insieme, tutte vicine, vediamo quali sono gli accessori e i colori che si addicono di più alla casa shabby chic, certo, elegante. Elegante, ovviamente. Tutti i colori naturali, quindi beige, ocra, sabbia, il colore tipicamente appunto della lana e del lino, ovviamente con materiali naturali assolutamente predominanti. Un letto in legno. Col profilo in legno, quindi anche qua torna la matericità, i colori naturali del legno, però ovviamente corredato al comodino uguale, stessa finitura, tutto in tinta, e intervallato da queste poi parti in metallo che sono i piedini ovviamente del comodino, la struttura dell'elemento ad ondolo, la sedia ad ondolo, e poi la testiera del letto. Ovviamente non potevano mancare dei morbidi cuscini di testiera per appoggiarsi sicuramente più comodamente, anche magari quando hai un attimo di relax, di angolo lettura ovviamente a letto. Allora, siamo su un divanetto con struttura in ferro battuto e come seduta c'è questo maxi materasso esatto, e pieno di cuscini per creare l'atmosfera proprio di rilassatezza, comodità, che è un po' tipica della casa di campagna, la casa di campagna, la casa al mare, la casa da usare nei weekend dove vogliamo un po' rilassarci, no? Quali sono i colori imperanti di questo stile shabby elegantissimo? Beh, colori pastello sempre molto neutri, il grigio, dell'azzurrino, appunto grigio perla, come anche sulla struttura del ferro battuto, che non è il classico grigio scuro antracite del ferro battuto, ma in questo caso viene verniciato per dare anche un tono più elegante, più raffinato, e anche appunto, come dicevamo, sui toni chiari e pastello. Quasi una versione un po' anche quasi lettino, chaise longue, insomma un angolo di relax nel nostro patio, nel nostro salotto. Dove siamo? Allora, siamo su un fantastico divanetto, tre posti, bello largo, perché in realtà noi ci siamo messe tutte vicine, perché dovevamo scaldarci con la copertina. Però in realtà questo è un divanetto bello ampio, tre posti, ci si sta comodamente, corredato poi ovviamente di cuscini, perché un po' di comodità ci vuole. Bellissima, direi, la parte posteriore con tutta la struttura, che possiamo vedere tutta la struttura ovviamente col telaio in ferro, e poi queste strisce in ecopelle che fanno appunto da schienale. Abbinate sicuramente le due poltroncine. Ci piace stare sedute insieme sulle poltroncine e sui divanetti. Sì. Questa è la poltrona che si abbina ovviamente all'altro divanetto, esatto. Sempre con la stessa struttura in metallo e poi tutta la parte posteriore in ecopelle con queste strisce. In realtà sono lievemente attorcigliate, perché appunto devono servire sia come gioco un po' estetico per rendere sempre più interessante il modello, e un po' anche come appoggio, appunto, come abbiamo detto, per i cuscini di schienale. E poi questo fantastico cuscino tutto di lana. Con i bottoni madreperla. Esatto, con i bottoni madreperla. I dettagli preziosi della casa shabby, elegante.